che cosa significa capire. Che cosa significa capire, no? Già. Ecco, questa è una battuta che non è bella, gliela appoggio questo signore. Che cosa significa capire, signora? Capire. Lei non deve capire. Lei non deve capire. Ok? Schietto per il nostro ballo. Si è preso bene Gianluca i video. E poi ci facciamo un bel montaggio. E poi ci pisciamo dalle risate. Un momento, ho fatto lo fumo. Vede signora, lei non deve capire. Lei non deve capire. Mi dice che cosa significa capire? Torni a casa. Non so se il teatro torni è a assurdo. Casa e non capisca. E non no. Capisca. Ah. Comunque lei vede, è vede, io ho un compito nella vita. Ho un compito di non farmi capire. Ma è la canzone originale. Okay. Infatti poi dopo attacca col coro. Vede, io ho un ruolo nella vita, ho un compito. Sì. Ed è quello di non farle capire. Non farle capire. Mi segue, signora. Mi segue, signora. L'arricchirò del non capire. Perché lei è una parabolata, signora. La arricchirò del non capire. Perché lei, signora, è una parabolata. E sa perché, signora? E sa perché, signora? Scusi, vieni qua. Glielo spiego subito. Lei arriva e ti fa dire. Scusi, ma lei quanti anni ha? Scusi, ma lei quanti anni ha? Tu gli dici, io ho il doppio dell'età che tu avevi quando io avevo la tua età. Quando tu avrai la mia stessa, questa è Pitagora, quando tu avrai la mia stessa, quando tu avrai la mia stessa età, la somma delle nostre età sarà di 90 anni. Io ho il doppio dell'età che tu hai la mia età. Che tu avevi quando io avevo la tua età. Io ho il doppio dell'età che tu avevi quando io avevo la tua età. La tua età. Quando tu avrai la mia età? Quando tu avrai la mia età? La somma delle nostre età sarà di 90 anni. La somma delle nostre età sarà di 90 anni. Guarda, povero Valerio, guarda. Questa è l'identità, Quindi io ho il doppio dell'età che tu avevi quando io avevo. Quando tu avrai la stessa età? Sì, io ho il doppio dell'età che tu avevi quando io avevo la tua età. Quando tu avrai la mia stessa età, la somma delle nostre età sarà di 90 anni. Sarà di 90 anni. Quindi dimmi adesso quanti anni ho. Quanti anni ho? Vediamo se è capace a dirtelo, gli hai posto un'equazione. Sei passato da canto, gli hai fatto un'equazione adesso. Dai, mi dica, quanti anni ho? Guarda che se c'è un matematico in sala, è capace di fartela l'equazione, ti dice quanti anni hai. Com'è? Io ho il doppio della tua età. Ho il doppio dell'età che avevi tu. Non della tua età, dell'età che tu avevi quando io avevo la tua età. Io ho il doppio dell'età che tu avevi quando io avevo la tua età. Quando tu avrai la mia stessa età? Quando tu avrai la mia stessa età, la somma delle nostre età sarà di 90 anni. La metà di 90. La somma di tutti e due. Quindi meno. La somma delle nostre età sarà di 90 anni. 45. E anni passa fa? 45. Allora, lui avrebbe 45 anni. Sì, Simone passa. No, avrebbe. Ce li ha. 45 anni. Sulla scorta altrimenti. And Oscar goes to... Perché tu hai diviso in due, è facile fare in quel modo. Birdman. No, è così. Scusa, se lei... No. Quando avrà la sua età,
la somma di adesso, la somma è 90, sono in due. No, ma che cazzo dire? No, oh, scusa. No, scusa, volevo dire. Ma puoi dirmi no. quello che vuoi, ma è così. No, allora sarebbe facile. Questo va agli Oscar. O non l'hai detta sì, giusta. Sì, questo è Oscar. Questo non è Oscar. Così. Questo è proprio un metà teatro, Oscar. Metà cinema. Te quella, lo giuro, questo è Oscar. No, dopo facciamo un po' di riprese. È facile. No, quello è un montaggio fatto bene. Facciamo qualche fegatello. Ci mettiamo qualche fegatello. Lui ha di meno, lui ha di meno, capito? Cioè lui, lei ha di meno, non le vostre facce. Però come fa sì, voi la capito, somma? Ma tu gli hai già detto. Lui dice, quando tu avrai la mia età, la sì, somma tanto quanto non è che si normalizza si prova. Quindi 45. Ma questo non è per prendere un po' di materiale. Sarebbe bello se io con un cavo attaccato all'iPad proiettassi in diretta quello che sto riprendendo su uno schermo. Sarebbe quando tu avrai la mia stessa età. Una bomba. Non la studi adesso. Quando tu avrai per la mia età, gliela sta follia. Starà a 90, quindi 40. Ma non è a metà. Non è a metà. Ma sono due. Sì, ma non è a metà. Ma allora perché gli dice quando avrai la ma mia perché, età? Aspetta, perché sarebbe? Quando tu avrai la mia età, significa che lui invecchia. Se io. Io avevo l'età che avevi tu, io ho il doppio dell'età che avevi tu quando avevi la mia età. Dico, vedi, io ho il doppio dell'età. Ho il doppio dell'età che avevi tu quando avevi la mia età. Quando tu avevi la somma delle nostre età. Quando tu avrai la mia età. Quindi bravo. Adesso è una supercazzola. Bravo. Fino adesso stai dicendo una cosa con una supercazzola. Vai avanti. La somma delle nostre età. La somma. Delle nostre delle ma no. dopo quando lei no lo dice la somma delle nostre età dice. Quando tu dice quando tu avrai la mia età io di adesso tu sei più grande quindi sì, ma lei dice sì, io ma ovvio però poi la domanda è quanti anni io ho adesso ma ti sfugge l'inizio ma lui ti dice nel momento in cui ti nel momento in cui ti no a parte che mi fa ma nel momento in cui ti dice quando tu avrai la mia età di adesso la nostra somma sarà 90. Quindi ma no, si riferisce ad un'altra età, dice io ho il doppio dell'età che tu avevi, quando io avevo la tua età. Questo. E va bene. È lì che ti frega, no, è facile farlo. Quindi ti smonta quella. Ma perché? Ma perché non è in quel modo. Allora forse c'è da rivedere questa affermazione, la perché prima, è detta così no, è sbagliata. È lì che l'ho detta io, Pitagora. Bisogna controllare che sia così, perché le due cose non possono essere le insieme. Lei dice io ho il doppio. Dell'età che tu avevi quando io avevo la tua età. Quindi va bene. Io ho il doppio dell'età. Io ho il doppio dell'età che tu avevi quando io avevo la tua età. Se lei ha 20 anni, quando io avevo 20 anni, capito? È il doppio lì, non l'attuale. Ok, va bene. Quindi io se tu hai, cioè, allora, se così vuol dire che lui ne ha 40, lei ne ha 20, va bene? Quando tu avrai la mia età, 40, ovvero. La nostra somma farà 90, no, non è 80. Possibile fare 80, no. Quindi lui ne ha 45, no. O la tua sentenza è in mal posto. Ma grazie al cavolo, anch'io ho fatto l'operazione di dividere a metà, 45, 45 sono 90, non è ma io se non faccio l'operazione del 45, 45, ma faccio la prima parte. Però adesso, e poi... a parte questo cavillo, certo, vabbè, comunque, questa è una cosa bella, interessante. Tutta una notte per arrivare, che dici? Eri in un salotto torinese tutta una notte per arrivare alla verità di questo. Non è, anch'io diviso a metà. Perché allora probabilmente la formulazione della cosa è diversa. No, è questa. Perché se il segreto Antonio, sta in questo. Antonio, il segreto sta in questo. Antonio. Quando gli dici io il doppio, che tu avevi, io avevo. Perfetto. E questo, ma la vita è la palingene, siamo castatica dell'io cosciente e subcosciente. Che si infutura nella di la cosa di tu, la prima parte che tu dici. Rispetto su questa prima sì, parte. La prima parte che tu dici è un gioco di parole per dire che lui ha il doppio del. Ma vedete questo caffè che ci ho buttato no, dentro la scena? No, 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 ti dico di no. Ma ti dico che stai a sentire, poi mi dici di no. Ma no, se ti dico i risultati quali sono stati. Allora, ma ti dico di gente preparata in matematica, scherzi.